Le ruspe in azione per la demolizione del cosiddetto mammut, che a Spoltore dava brutta mostra di sé da quando è caduto in abbandono. Negli anni 60 doveva ospitare il mercato coperto, poi un teatro, ma in scena è andato solo il degrado, con una struttura imponente abbandonata al centro della città. Lunedì scorso sono partiti i lavori di abbattimento. Grazie a 5 milioni di fondi PNRR, entro 2 anni sorgeranno un asilo e parchi aperti alla città. Il sindaco Chiara Trulli è soddisfatta per un'area verde che vedrà nuova luce. Adesso questi spazi, quest'area, ospiterà la nuova scuola dell'infanzia del capoluogo e sarà, diciamo, inserito in un contesto il tutto di rigenerazione urbana, per cui tutto sarà reso bello e gradevole, perché l'intera zona sia verde, fruibile e quindi con spazi a misura d'uomo. 5 milioni di finanziamento, è vero, dal PNRR? Sì, sulla rigenerazione urbana 5 milioni di euro. Sì, siamo felici, questa opera era stata inserita, diciamo, progettata e poi finanziata dalla precedente amministrazione, e quindi il lavoro che facemmo già con il sindaco Di Lorito, insomma, aveva portato a questo obiettivo importante, e adesso continuiamo nel solco, diciamo, di quello che è stato un obiettivo raggiunto per portare a casa un risultato epocale per la nostra città. Quando finiranno questi lavori? La durata dei lavori prevista è di 2 anni, e quindi noi siamo, insomma, contenti e faremo di tutto perché queste tempistiche siano rispettate, di restituire alla città nel giro di 2 anni la scuola dell'infanzia e la sistemazione esterna. Entra nel dettaglio il direttore dei lavori Ediseo Granchelli. Sì, il progetto prevede la realizzazione di una scuola per l'infanzia che avrà 6 aule e avrà una capacità di ospitare circa 90 bambini. E la superficie complessiva della scuola è di circa 1500 metri quadrati, si avrà anche un parcheggio della stessa dimensione posto al di sotto del piano delle aule. E ci sarà anche un'area destinata al verde. Sì, un'area destinata a piazze con aree verdi e giochi per i bambini, e quindi aperta anche al pubblico.